fa chiamare l'autorità civile e militare, agli amici sostenitori, ai colleghi e ai territori che chiaramente sono qui, non grazie del cuore a Rotary Club che quest'anno ha accettato di condividere questa serata di gara, questa nostra festa, che è una festa grande con noi. Una festa che è sicuramente dedicata a tutti noi che siamo presenti, ma soprattutto è dedicata ad una persona che è mancata, il nostro Presidente Cattaneo. Questa sera, praticamente da oggi, abbiamo dedicato la sede di Federalberghi che abbiamo acquistato a Dario Cattaneo. Sarebbe corretto fare un applauso. Questa per me è stata una gran bella giornata. L'ho cominciata insieme ai vostri colleghi e agli allievi dell'Istituto Alberghiero di Stresa, il futuro. Le persone che lavorano con voi e con noi sono il futuro di questo settore. E la chiudo insieme a voi nel ricordo di una persona che io ho conosciuto quando avevo i calzoni corti, che mi ha tenuto un po' sulle ginocchia in federazione, il mio ingresso in federazione 22 anni fa, e gli insegnamenti che abbiamo ricevuto tutti quanti dal signor Cattaneo sono sicuramente il motivo che ci stimola a crescere, a lavorare sempre meglio nell'interesse della categoria. Grazie. Grazie sicuramente anche all'amico Presidente Vincenzi per questa bellissima serata, lo dico sicuramente al Presidente del Consiglio regionale, quindi anche a nome di tutti i colleghi, però voglio dare questo grazie un po' alle famiglie, del papà, insieme alla nostra famiglia, quindi poi non vedo di portare il saluto di mia mamma e di mio fratello Flavio, sia Rotary che Federalberghi, una loro associazione creatori, sono state un po' le sue due famiglie di vita professionale, di amicizia, della sua esperienza anche come uomo. Quindi siamo veramente grati di questa serata e soprattutto di questa iniziativa. Credo che attraverso questa associazione, attraverso coloro i quali, e li ringrazio, lavorano nell'associazione, soprattutto lavorano nelle nostre aziende, la Regione Dottor Nogara, la Regione Presidente Vincenzi, questo è un settore di cui dobbiamo essere orgogliosi, che dire, è stato detto, in un momento di crisi economica, abbiamo ancora anche delle soddisfazioni perché parlo di più 1% in questo momento, credo che sia sicuramente una soddisfazione per tutti noi. E io credo che lì dobbiamo puntare come istituzioni, dobbiamo puntare per fare anche attraverso le nuove generazioni, sempre di più le nuove generazioni in questo territorio sono state all'altezza, perché abbiamo aziende come queste, non solo queste, che sono magari di terza, di quarta generazione, si è aggiunto, si è fatto, si è costruito, e ahimè non sempre in tutti i territori, in tutti i settori è così. Quindi questo ricordo è molto importante, è il vostro ricordo, è il nostro ricordo, ma anche il ricordo di tutte quelle persone che magari oggi non hanno una targa, non hanno ancora una targa, non hanno iniziative come queste, ma che insieme a lui e attraverso tutti noi, le nuove generazioni, continuano in quello spirito, in quei valori, quelle radici, quelle tradizioni che fanno parte di questo territorio, ma anche del nostro modo di essere imprenditori fino allora e oggi in un mondo nuovo e cambiato, difficile, con le sue incertezze, ma insieme ce la faremo sicuramente. Grazie di cuore. Per me Dario Cattaneo è stato veramente un amico, in cui devo dirvi sento ancora adesso la mancanza con un po' di malinconia. Comunque, dico sarò breve come saluto perché in una seconda parte della serata si parlerà dell'altra cosa che per me è molto importante e mi rende veramente contento di aver partecipato a questa serata, vale a dire la possibilità in sinergismo con Federalberghi di conferire, avere la possibilità di conferire una borsa di studio, ma soprattutto perché considero questo un inizio di una collaborazione che spero possa aumentare e dare delle possibilità ancora maggiori per il futuro. Grazie.
Il sole tramonta ogni sera, ma ogni mattina si riaccende per regalarci un nuovo giorno. Così, ogni volta che si spegne un sogno, si riaccende l'emozione in una nuova vita che comunque continua. Un tributo al presidente onorario dell'Associazione Albergatori Novara e Verbano Cusiossola, Dario Cattaneo, che con la sua passione e il suo carisma ha saputo guidare l'associazione per oltre 30 anni e il cui ricordo rimarrà indelebile per sempre nei nostri cuori. Prima è stato detto dei vari incarichi ricoperti da Dario e ce n'è uno che non è stato sottolineato, che è stato consigliere della Fondazione Comunitaria del BCO. Lui è partito insieme a noi, a me, a Massimo, nel 2006, anzi addirittura negli incontri preparatori della Fondazione, e quindi lui nel 2006, quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, lui c'era. E quindi credo che la Fondazione Comunitaria non solo appoggia e gradisce questo progetto, ma lo sostiene, e lo sostiene in maniera concreta perché comunico che ufficialmente la Fondazione ha deciso di raddoppiare tutti i fondi che verranno raccolti sul fondo memoriale Dario Cattaneo. Questo è l'impegno che la Fondazione voleva assumersi per dare un segno di riconoscimento e di testimonianza. Questo anche per far crescere il fondo, per fare un fondo che sia consistente e che possa diventare negli anni un punto di riferimento per la formazione dei giovani di questo territorio. Grazie. La consegna delle borse di studio, il prefetto del Verbano Cusiossola, dottor Francesco Russo, e il presidente della nostra provincia, Massimo Nobili. Quest'anno organizzata insieme a Rotary, di cui ho avuto la fortuna di conoscere già tante iniziative nel corso dell'anno, iniziative indirizzate alla cultura, al recupero di tanti luoghi importanti della nostra provincia, alla formazione, questo lo confermo ancora, nel nome questa sera in modo particolare di una persona straordinaria che io non ho avuto purtroppo il piacere e l'onore di conoscere. Ho conosciuto, mi onore di essere amico del figlio di Valerio Cattaneo e attraverso lui capisco che persona importante è stata Dario Cattaneo per questa provincia e per questo ambito in modo particolare. Quindi grazie e complimenti per la serata, per le iniziative. È importante soprattutto il messaggio prima del Presidente del Rotary, l'importanza delle sinergie, dello stare uniti, del lavorare insieme, perché in questo momento particolare, ma io direi sempre, è un valore aggiunto che ci dà sicuramente qualcosa in più. Grazie. Una serata particolarmente significativa, in primo luogo il ricordo di Cattaneo, presidente straordinario, operatore straordinario in variegati settori, ed è molto bello che gli associati di oggi lo ricordino come è stato fatto questa sera. Poi il senso associativo, ecco, è molto bello che a fine stagione ci si ritrova anche per fare un bilancio della stagione, e un senso anche di speranza che parte da questi territori, da queste zone, speranza per i giovani, speranza per chi deve anche pronunciare la parola crescita con convinzione. Ecco, oggi per chi siede in Parlamento andiamo a che si creino le condizioni di crescita, e allora come parlamentare io mi sento in dovere di ringraziarvi. Ecco, quindi grazie, una serata direi straordinaria e legata poi ancora insieme da quella straordinaria presenza che è la Fondazione Comunitaria, che in qualche misura voi vi affidate il vostro fondo, e quindi anche questo è un dato di questo territorio, un momento difficile, ci si riorganizzerà, ma io credo che con gente come voi noi riusciremo anche a essere protagonisti nel nuovo assetto istituzionale che sta venendo avanti. Grazie. È il momento di alcuni
doverosi ringraziamenti a conclusione di una serata così piacevole, e il primo doveroso ringraziamento va alla famiglia Padolazzi che ci ha accolto nella sua casa e a tutto lo staff del Regina Palace Hotel. Ringraziamento allo staff di Federalberghi che, come sempre in questa circostanza, con passione e dedizione consente a tutti di trascorrere una piacevole serata. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questa, come sempre, bellissima serata, e non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione e darci tutti l'appuntamento al prossimo anno. Grazie ancora.